Io metto sto medico, poi dirò con un'altra roba sui medici di famiglia, medici di medicina generale, scusate, stanno dentro questi presidi, uno dovrebbe stare al maggiore, dovrebbero aprirlo in maniera multidisciplinare e io lì chiamo lo specialista. Cioè, invece che andare in pronto soccorso, io so dare anche una via alternativa alle persone che arrivano là. Qual è il problema? Allora, non ci vogliono andare, sono stati pagati per andarci, eh? Che abbiamo tirato fuori, la regione ha tirato per convincere ad andare questi medici, e allora che dicono che non vogliono farlo. Il mio punto di vista era che, siccome parliamo di pubblico, il convenzionato, com'è il medico di medicina generale, è difficilmente convincibile, diciamo così, se non attraverso i denari. Però io faccio una proposta che, insomma, l'abbiamo già fatta tante volte, e prendiamoci i medici nostri. Se i medici di medicina generale non riescono a rispondere, reinternalizziamo il servizio, come si diceva una volta. Cioè, certo. Non, questi capi non sono ancora partiti. Ecco, io, quella è la sfida che io vorrei, è proprio questa, che si aprissero, che si Ma aprano. tempistiche? Dovrebbero aprire uno oggi. Credo che ci vorrà anche un periodo di rodaggio, però prima partiamo, prima capiamo se sta roba funziona o no, perché così non si può andare avanti. Ieri c'erano 80 fuori reparto a Catinara, due reparti interi, due reparti interi. E il pronto soccorso a tappo. Allora, così non si può. Qualcosa bisogna fare, questo dico. Vogliono fare, che lo mettono in campo, ma che lo facciano. Io lo continuo a ripetere come un mantra, perché altrimenti Ok. non.